questione economica. Questi eventi ormai non si possono più fare con i soldi pubblici, non abbiamo più nessuna intenzione neanche di stare a muoverci la testa sui contributi. Buongiorno. Contributo di intervento del pubblico. Non l'abbiamo mai fatto. Fare in modo che ci sia la promozione giusta, fare in modo che ci sia il giusto riconoscimento degli eventi di qualità. Fine, perché non ha senso che i soldi pubblici vadano poi a essere spesi. Anche perché ci chiederebbe una catena. Per quello che riguarda il mio assessorato, la politica che abbiamo impostato fino al mese di aprile è stata proprio in questo senso. Però sarà sempre di più anche l'anno prossimo, e poi ovviamente sapete bene, sono salita tutto il discorso, ho trovato già tutto un po' di discorsi fatti, di situazioni da mantenere, che condivido, che faccio come chiedo. Però per quello che riguarda l'anno prossimo l'impostazione sarà completamente diversa. Io tendo ad aprire il l'aula, tendo a mettere in disposizione la colonna, tendo ad aprire il circolo termino come ho fatto il giorno dopo che sono stata assessore. Da dare alle ragazze e ragazzi, ci tengo a promuovere le cose per i giovani e meno giovani artisti. Ma tanto che siano cose di altre qualità e di un'altra professione in questo caso. Grazie, sono pubblici, ho dato ammazzare. Sì, però ovviamente ci viene il passo che perché sono aspetti. Gli altri anni non l'abbiamo cominciato. Dalla mostra sull'800 Abruzzese a Colonna, straordinaria e bellissima, a cose di questo genere che ci proiettano negli anni 3000. Voglio dirvi, è una città. Ci sono arrivati i soldi per la cultura, è una gente ha altri problemi, ci aiuterebbe, ci vengono andate 100.000 sinceramente, perché io che stanno anche la nostra città non mi sento. Noi abbiamo. Cioè, per la cultura, ci si apre a tutti e non zitto zitto, ma dobbiamo assolutamente valorizzare e promuovere tutte le iniziative di alta qualità che meritano di essere promosse. Però a un certo punto se vogliamo vedere i biglietti, non voglio farne male, se vogliamo. Oh, guardi, non le posso raccontare cosa sta importando. Però è un impegno. A uno se la fa di tasca propria, perché quelle cose di agricoltura come il governo e la pescata dobbiamo dare. Io parlo di strutture che abbiamo a disposizione che devono essere aperte. Dei 250 partecipanti? Forse sì. Non credo che possa. No. Sano, ma della mostra? Ah sì sì, della mostra, non ho finito. Te lo giro su tutti gli artisti della mostra. Sì sì sì, guardi, faccio qualche nome. No, allora, il nome di punta è Carsten Nicolai, che è noto anche come Alba Noto. Cioè, avremo la Civitella che sono con Luigi Sakamoto il 24 di settembre, quindi il suo video bellissimo, Past Future Perfect, aprirà la mostra. No, non c'è perché. No, perché c'è solo un trafiletto che parla dei due eventi con la domani. Domani no, perché ci sarò personalmente, ne ho parlato io oggi, ma dice. Te lo domando tutto, non ti preoccupare, è pronto. Ora faccio meglio fare l'area, non c'è nessun problema. Poi delle foto dell'installazione. Dell'allestimento? Bene, possiamo cominciare. Sì, sì. Okay. Il nome che ha aperto? Buona Battista. Il titolo? Io sono uno dei soci della Meteorologia. Stefano Cicarelli. Sì. Sono il fondatore. Sì. Sono sì. Il primo presidente che io ho fatto veramente. Ok. Grazie. Grazie. Molto interessante. Sì, ok, grazie. Ah, se volete venire durante.
perché c'è la prima volta che c'è la conferenza stampa del Pescara Calcio che consiglio. Ok.